E una regione Calabria sempre più digitale o, se preferite, in versione 2.0, stop al cartaceo, via al processo di digitalizzazione. Una riforma indispensabile, quella che la regione sta portando avanti e che consentirà ai cittadini di potersi interfacciare con la regione senza ricorrere al famoso cartaceo, ed il processo riguarda anche la programmazione europea. Una riforma quindi che dovrebbe garantire uno snellimento della burocrazia, nonché maggiore controllo e trasparenza. Noi stiamo adottando il sistema della dematerializzazione, non più carte per fare le domande, per accedere all'utilizzazione delle risorse, ma il sistema della digitalizzazione, perché appunto si possa attraverso questo sistema agevolare il processo di accesso all'utilizzazione delle risorse, rendere più trasparente l'utilizzazione delle risorse e accorciare i tempi nella erogazione delle risorse, nel senso che dal momento che scadono i termini per la presentazione delle domande si è agevolati ad esaminare le domande in modo appunto da poter dare risposte in tempi rapidi, in tempi certi. Il nostro obiettivo è quello di rendere più celere la risposta, renderla più trasparente perché tutti possano controllare come vengono utilizzate le risorse e fare in modo che il sistema delle imprese possa avere tra il tempo della domanda e quello della risposta, del decreto, dell'investimento, avere risposte celeri, non aspettare anni e magari aspettando che l'impresa esca fuori dal mercato.